Hola, hola, hola a tutti ragazzi, ciao, bentornati. Oggi siamo qui ragazzi perché vi voglio presentare questo clan che secondo me è il clan degli illuminati, ma ve lo spiegherò dopo la sigla, perché intanto vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su. Cerchiamo di superare i 700 mi piace, dai cavolo che sono veramente tanti, ma so che ce la facciamo. Quindi vi lascio la intro e poi partiamo subito nello spiegarvi questo clan illuminato. Ok ragazzi, il clan è questo qua, si chiama Senza Confini, con R che sta per quello originale, perché l'hanno copiato in tantissimi questo nome. Allora vi spiego perché il clan si chiama così. Allora, intanto a descrizione ovviamente c'è Senza Confini, ovvero senza mura. C'hanno un'email, mi sa tipo per le richieste per entrare, non lo so, anche perché sono pieni, non ci sono potuto entrare, se no vi facevo vedere meglio. E c'è scritto: lasciate ogni muretto voi che entrate, livello 40 più. Allora praticamente ragazzi c'entra soltanto le persone senza mura. Questi sono tutti account, ora vi faccio vedere, senza mura, cioè 50 persone con gli account senza mura. Hanno fatto ragazzi questa genialata, questi membri di questo clan, anche perché sono tutti secondi profili di account super mega iper maxati, perché il matchmaking delle guerre ragazzi ovviamente si basa soprattutto sulle mura e sulle difese, ma soprattutto sulle mura. Quindi se voi avete un villaggio senza mura col municipio all'otto, quindi le truppe del municipio all'otto, in guerra vi troverà sicuramente un TH4, un TH5, un TH6 massimo. Quindi ragazzi, cioè, capite che con le truppe del TH8 tirare giù un TH5, un TH6 maxato, cioè, è una cavolata proprio veramente semplice. Infatti 86 guerre vinte, 2 pareggiate, perché era sempre il tempo che si poteva pareggiare, e una sola guerra persa. Cioè una guerra persa, 86 vinte ragazzi, cioè roba dell'altro mondo. Infatti cioè, sono veramente dei fenomeni, sono quasi livello 7 sicuramente, perché hanno vinto un bordello di guerre. E adesso ragazzi, cioè, vi faccio vedere tipo per esempio, no? Il primo profilo visita un TH8. Ovviamente, beh, a parte che l'hanno arato, non ha manco un muro come potete vedere, e con le truppe così in guerra sarà molto facile. Altro villaggio visita, anche questo qua mi sa che è un TH8, come potete vedere ha le difese però non ha mura, e quindi in guerra ragazzi troverà, col matchmaking delle guerre, troverà membri o avversari che c'è, che è veramente una cavolata rarli, anche soltanto con le mongolfiere proprio ce la fanno molto ma molto agile. Quello che ha il livello più alto, che sono questi due, che si chiama Mauretto, cioè anche lui è un TH9, per farvi capire le truppe guardate come ce l'ha parecchio forti, anche perché c'è i pack e tutto il resto, e cioè non ha niente, non ha manco le difese, ha soltanto gli eroi. Cioè ha fatto una freccia per indicare qua il bottino e non ha manco le difese. Quindi questo TH9 troverà un avversario in guerra che sicuramente sarà un TH6, ma proprio massimo. Cioè quindi per farvi capire che intelligenze, che genialata hanno fatto. È per questo che lo chiamo il clan degli illuminati. Cioè qualsiasi ragazzi profilo che io clicco è senza mura. Cioè figata, è una cosa immensa. Senza mura magari per farmare sarà un bel casino, questo sta portando il municipio al 7 per esempio, per farmare magari è un casino, però come secondo profilo per fare questa mega genialata, cioè è una figata immensa. Questo clan ragazzi sicuramente arriverà nelle top mondiali delle guerre, anche perché mondiali dell'esperienza, anzi dei trofei, non ci arriverà mai, però comunque arriverà nel top mondiale magari del livello, del clan, oppure delle guerre vinte. Cioè veramente sono stati degli intelligentissimi quelli che l'hanno fatto. Infatti è per questo ragazzi che adesso va di moda fare i villaggi senza mura, perché tutto è nato da qui. Questo clan qui è stato fondato non so quando, anche perché non c'è scritto, però considerando che c'è sempre la cosa del pareggio, è stato fondato un po' di tempo fa e si sono diciamo un po' espansi. Infatti come potete vedere 50 persone sono dentro e sicuramente avranno tante richieste, perché è una figata questo clan qui. Quindi ragazzi, io spero di avervi svelato questo mistero del clan senza mura, e comunque anche del mistero perché tutti adesso fanno il villaggio senza mura. Si vedono anche molti youtuber che fanno diciamo questa specie di modo, ovvero senza mura, magari per entrare in questo clan oppure per creare qualche altro clan comunque di copia a questo clan qui ragazzi. Quindi ragazzi, per me può finire qui il video, spero vi sia piaciuto, anche se magari è un po' breve, però comunque è una curiosità che magari non tutti sapevano. Vi invito a lasciarvi un bel pollicione in su, passate in descrizione che ci sono tutte le gemme gratis che potete ottenere da questo mondo, Instagram e Facebook che ci sono tutte le notizie molto importanti. E da mattina è tutto, ci becchiamo con un prossimo video venerdì, ciao!